Vediamo oggi le frazioni algebriche. Cosa si intende per frazione algebrica? Mentre la grandezza 3 quarti x alla seconda non è una frazione, anche se il quoziente è frazionario, perché non è una frazione? Perché i 3 quarti indica in realtà un numero, non sono due, è solamente un numero indicato in modo frazionario. Potremmo benissimo scrivere 0,75. Okay. Questa invece, questa sì che è una frazione algebrica. Perché? Perché ha una lettera a denominatore. Tutto ciò che comporta le espressioni dove appaiono una o più lettere a denominatore, cioè sotto c'è di frazione, vengono dette frazioni algebriche. E seguono tutte le regole delle frazioni. Ok? Alcune frazioni algebriche sono frazioni apparenti. Per esempio, 2 x alla seconda diviso x è una frazione algebrica apparente. Perché? Perché posso semplificare per x e questa vale 2x. E questa non lo è più una frazione algebrica. Vero è che posso semplificare per x a patto che x sia diverso da 0. Perché io il valore di x io non lo conosco e 2x alla seconda diviso x è calcolabile solo quando comporta operazioni eseguibili. Qui l'operazione non eseguibile sarebbe dividere per 0. Quindi posso semplificare, quindi posso trattare questa espressione come calcolabile a patto che x non sia 0. Mentre nelle frazioni numeriche so qual è il valore del denominatore e vedo subito se la frazione è calcolabile o no, per le frazioni algebriche, siccome la lettera a priori ha un valore qualsiasi, okay, possono esserci dei numeri che messi al posto delle lettere nel denominatore lo rendono nullo e quindi rendono la frazione non calcolabile. L'insieme dei valori per i quali la frazione è calcolabile, cioè il denominatore non è nullo, si chiama campo di esistenza. O più semplicemente CE, cioè l'insieme che possono essere attribuiti alla o alle più di una lettera in modo che la frazione sia calcolabile. Essendo un'invarianza razionale, sono le radici, l'unico pericolo è che il denominatore sia nullo. Facciamo un altro esempio. X più 2 diviso x meno 1, questa è una frazione algebrica perché c'è una lettera del denominatore. Il campo di esistenza è formato da x diverso da 1, qualunque sia la x va bene tranne che 1. Ok, perché? Perché se x assume il valore di 1, il numeratore non ha premi 3, qualsiasi cosa, ma il denominatore 1 meno 1 fa 0. La frazione non è più calcolabile. È tutto chiaro? Sì, no, non so. Non molto, no. Qui, x, sai quant'è x? No. X può essere qualsiasi cosa? No. Perché? C'è un valore della x che rende 0 il denominatore. Quello è un valore che non è buono. E quindi il campo di esistenza sono tutti i valori della x, tutti i valori reali, ad esclusione dell'1, perché l'1 annulla il denominatore. Quindi l'insieme dei numeri che non annullano il denominatore.
Perfettamente, quello è il campo di esistenza. Qualunque numero che renda diverso da zero il denominatore è accettabile, prego. Quindi non può essere lo può. Cioè? Meno 1 può essere benissimo, perché meno 1 meno 1 fa meno 2. Esatto, ma non può essere l'opposto di meno 1. Perché in ogni caso sarebbe 0. Ma quello che ho appena detto. Sì. Quello che ho già detto. Ok? Quindi, posto questo, posto che la frazione esista sia calcolabile, può succedere che la frazione sia semplificabile, come quando ho numericamente, per esempio, non so, 18 terzi. Questa frazione è semplificabile perché? Perché 18 è multiplo di 3. Per sapere perché cosa è semplificabile devo trovare il massimo comune divisore di 18 e di 3, che è 3. Quando una frazione, come in questo caso, qua il denominatore è 1, dove numeratore e denominatore hanno un massimo comune divisore che è 1, allora una frazione non è più semplificabile. Con le frazioni algebriche succede uguale. Però per conoscere se c'è, cioè se è diverso da 1, il massimo comune divisore di numeratore e denominatore, devo prima scomporre i fattori primi. Qui raccolgo un 2, questo è un prodotto notevole, quindi posto che ho la funzione esiste se c'è diverso da meno 1, posto che esista, il fattore x più 1 è un fattore comune, il massimo comune divisore tra numeratore e denominatore è x più 1. E posto che non sia 0, posso semplificarlo all'interno del campo di esistenza. E quindi ottengo la frazione che semplifica in 2 volte x meno 1. Cioè diventa una frazione apparente perché il numeratore è multiplo del denominatore. Fratto 5x, qui il denominatore è 5x, la frazione esiste se x non è 0, il numeratore è scomponibile, posso raccogliere un 5x, quindi c'è un 2, la frazione si semplifica in x più 2. Denominatore deve essere diverso da 0, che poi questo comporti che x è diverso da 0 da qualcos'altro dipende da come è fatto il denominatore. Okay. Facciamo così. Altro esempio. Questa frazione non è semplificabile. Numeratore e denominatore non sono scomponibili. Sono primi tra loro. Il campo di esistenza, come trovare il campo di esistenza? Allora, il campo di esistenza è tutti i numeri reali tranne quelli che rendono nullo il denominatore. Allora, acchiappo il denominatore
3x meno 4 e mi chiedo quando è 0. Quando è che è 0 questo? Questa è un'equazione di primo grado che sapete risolvere tutti. Porto 4 a destra e divido per 3. Il denominatore è nullo se x è uguale a 4 terzi. Quindi qualunque x diverso da 4 terzi va bene. Quindi il campo di esistenza è x diverso da 4 terzi. Perché è l'unico numero che rende nullo il denominatore. Dopo aver fatto il campo di esistenza posso manipolare la frazione come voi. Perché? Perché allora sono sicuro che esiste. Altrimenti non sono sicuro che quello che faccio ha un senso. Se magari ho per le mani uno 0 su 0 o 5 diviso 0 o altro del genere. Ok? Sì. X alla seconda meno 2x più 1 fratto 3x meno 3. Prima cosa vado a vedere dove, cioè per quali valori la funzione, la frazione esiste. Prendo il denominatore, 3x meno 3 lo metto uguale a 0 e vedo che x è 1. Quindi il campo di esistenza sono tutti x diversi da 1. Perché 1 annulla il denominatore. Va bene, tutto tranne 1. Posto che x non è 1, posso scomporre il numeratore e il denominatore. Il denominatore raccolgo un 3, il numeratore un prodotto notevole, e ho x meno 1 alla seconda fratto 3 volte x meno 1. X meno 1 sopra e sotto, posso semplificarlo. E la frazione diventa X meno 1 terzi. Domanda subdola, ma se qui metto x uguale a 1, questo posso calcolarlo, viene 0, dov'è il problema? Perché x non deve essere 1 se poi posso calcolarlo? Uno potrebbe obiettare, questo qui è calcolabile, al posto di x metto 1 meno 1 0 diviso 3 fa 0, posso calcolarlo benissimo. Perché devo buttare via lo 0? Cioè è 1, già. Che cos'è di tanto cattivo l'uno? Se metto x 1 al posto di x 1 meno 1 fa 0 diviso 3 posso calcolarlo. All'inizio c'è il denominatore che farebbe 0 e darebbe un risultato che è moltiplicato per 0, non si può avere qualsiasi numero moltiplicato per 0 può dare un altro numero. Questa è la risposta effettivamente. Perché per arrivare qua cosa ho fatto? Ho fatto un'operazione che è lecita solo se x non è 1. Non posso dividere per x meno 1 se x è 1. Perché 0 diviso 0 non fa 1. Fa qualsiasi cosa, non è un numero.
Quindi questa espressione è condizionata, passare da quinta espressione a questa è condizionata al campo di esistenza. Questo uguale regge solo se x non è 1. Se non è 1 prima non può essere 1 neanche dopo. Quindi questa è vero che questa espressione è uguale a questa a patto che x non sia 1. Quindi la domanda perché non posso mettere 1 qua è priva di senso, perché se x fosse 1 questo aggeggio non esiste, non è calcolabile, non è un numero, quindi non ci posso fare niente se non esiste. Ok? Al denominatore stavolta ho due lettere. Quale potrebbe mai essere il campo di esistenza di questa frazione? Se x è uguale a y. No, se x è uguale a y non ci sono problemi, a patto che entrambi se x è l'opposto di y. Questa frazione è calcolabile a patto che x più y non sia 0, cioè x deve essere diverso da meno y, entrambi diversi da 0, dato che 0 e meno 0 sono identici. X e y non devono essere opposti e non devono essere entrambi nulli. Allora la frazione esiste. Se avessi avuto x meno y, x e y dovevano essere diversi tra di loro ed entrambi diversi da 0. Cioè, è bastato che uno dei due fosse diverso da 0, se tra di loro devono essere diversi. Ok? Prendiamo 4x alla terza, y alla quarta z, fratto 16xy alla quinta. Qui qual è il campo di esistenza di questa frazione? Il denominatore è un monomio. È sufficiente che sia x che y siano diversi da 0, dato che sono moltiplicati l'uno per l'altro. Entrambi devono essere non nulli. Qualunque numero va bene a patto che non siano né l'uno né l'altro siano 0. E se è 0 solo uno dei due, qualunque cosa sia l'altro diventa tutto 0. Ok? Dopodiché x alla terza, cioè 4 e 16, e mi ritrovo con il numeratore x alla seconda z e al denominatore ho 4 e 16. Adesso è irriducibile, cioè non ulteriormente semplificato.
magari. Per semplificare, cosa devo fare? Per prima cosa, qui il denominatore è di secondo grado. Per trovare se ci sono i valori degli x che lo annullano, dovrei avere già fatto le cose di secondo grado, quindi non abbiamo ancora fatto. Però posso leggermente aggirare l'ostacolo. Prima fattorizzo e dopo vedo se i fattori si annullano. Ok? In generale faremo il campo di esistenza, almeno delle frazioni, quando siamo in grado, tutti in grado di fare, di trovare i valori che annullano il denominatore. Se ho una equazione di terzo grado, ok, e non riesco a fattorizzarla immediatamente, vuol dire che il campo di esistenza non si fa. Faremo quando sapremo come fattorizzare, se è fattorizzabile o no. Come le funzioni di secondo grado, non tutti i polinomi di secondo grado sono fattorizzabili. Per sapere se lo sono e quali sono fattorizzabili, dobbiamo prima fare quelle di secondo grado. Per adesso vediamo se riusciamo a scomporlo con le tecniche che conosciamo. Al numeratore posso raccogliere un 2. X alla terza meno 8. Al denominatore anche posso raccogliere un 2. Ok? I 2 sono semplificabili, subito. Il numeratore è una differenza di cubi. X alla terza è 8. Quindi si scompone in x meno 2 per x alla seconda più 2x più 4. Il denominatore sembra un quadrato ma non lo è, perché è identico a questo. Quello non si può scomporre. Di fatto questo non si scompone. Ok? Ma questa espressione, questo polinomio è identico a quello che c'è sotto. Quindi posso semplificarli del tutto. Rimane x meno 2. Attenzione, qui anche se ho sbarrato il 2x, in realtà sto considerando tutto il denominatore, questa barra significa tutto quello che c'è sotto si cancella con tutta questa parentesi. Ok? Forse è meglio fare una riga orizzontale. Yeah.
Di nuovo facciamo prima la scomposizione. Il numeratore è un quadrato notevole, la differenza di quadrati. Quindi si scompone in x meno y per x più y. Al denominatore ho due pronomi, faccio un raccoglimento totale. Qual è il fattore comune? 3, x alla seconda, y alla terza, mi rimane dalla prima x, dalla seconda un y. Adesso è più facile fare il campo di esistenza, perché x deve essere diverso da 0, y deve essere diverso da 0 e x e y deve essere diversi tra di loro. Sono entrambi non nulli e diversi tra loro. Detto questo, x meno y appare sopra e sotto, posso semplificarlo e mi rimane x più y fratto 3 x alla seconda y alla terza. Questo va sotto il nome di semplificazione delle frazioni. Semplifica la frazione. Il numeratore è una somma di cubi. X più 1, x alla seconda, meno x più 1, x alla seconda più x più 1. Dico subito che il denominatore non è fattorizzabile. Né con fini né con nient'altro. Quindi il campo di esistenza è qualsiasi, va bene. E la semplificazione mi dà x più 1. Cioè ti dice x più 1. Ti offre di più? No. Cosa posso semplificare? Non posso semplificare niente. Perché non ci sono fattori comuni. Questa espressione non è questa. Quindi non posso semplificarla. X alla seconda, attenzione a non fare il gravissimo errore di semplificare questo termine. Questo è un addendo, non è un fattore. Il fattore è tutta la parete. Se al denominatore non ho niente che gli somigli, non posso semplificare. E quindi me la tengo così com'è. Morale della favola, questa frazione è irriducibile, non può essere semplificata. Potete fattorizzare, il numeratore fratto il denominatore, ma non c'è niente da semplificare. Ciccia. Non sempre le frazioni escono semplificabili. Succede anche nel mondo di famiglia. Fate l'esercizio. Quindi questa non è semplificabile.
Questa al numeratore x alla sesta più x alla terza y alla quarta fratto x alla sesta meno y alla ottava. Come fattorizziamo? Prima cosa da fare è fattorizzare. Il numeratore lo scompongo in... Come lo fattorizza? Prima cosa? Raccoglimento totale. Raccolgo x alla terza. X alla terza o x alla terza più y alla quarta. Ok, dopodiché facciamo così, intanto la riscriviamo. Adesso devo fattorizzare il denominatore, anzi come lo fattorizza? Differenza di cubi, perché ho la differenza di cubi, quindi 8 è multiplo di 3. Non funziona la differenza di cubi. È vero che x alla sesta è un cubo, ma x alla ottava non è un cubo. Lo fattorizzo come differenza di quadrato. X alla sesta è il quadrato di x alla terza, che tra l'altro ce l'ho anche qua. E y alla ottava è il quadrato di y alla quarta, che è anche qua. Quindi ottengo x alla terza per x alla terza più x alla quarta fratto x alla terza meno y alla quarta per x alla terza più y alla quarta. Questo posso semplificarlo e mi rimane x alla terza fratto x alla terza meno y alla quarta. Qui il campo di resistenza c'è un denominatore di ottavo grado, non ve lo chiederò. La minima considerazione da fare è che se x e y sono il campo diverso da zero, e se vogliamo aggiungere qualcosa, x alla sesta deve essere diverso da y alla ottava. Non ci vediamo questo, adesso lo possiamo andare. Non è chiaro? Il denominatore di ottavo grado, sono y alla ottava. Dovrei, per trovare tutti i numeri che annullano il denominatore, risolvere un'equazione di ottavo grado, non sei in grado di farlo. Però si può comunque dire che né x né y devono essere tutti e due diversi da zero, e che x alla sesta, qualunque cosa sia x, dovrà essere diverso da y alla ottava, questo sì possiamo dire. Detto questo, qui non si può più semplificare niente, perché x alla terza, posso semplificare con questo x alla terza? No, no. No, perché? Perché x alla terza non è un fattore, quello denominatore non è un fattore. Si semplificano solo fattori comuni sopra e sotto. Ok? Ecco a cosa serve fare l'MCD dei polinomi. A alla seconda
più b alla seconda tutto alla seconda meno a alla seconda b alla seconda. Semplificate se vi riesce questa frazione. Ok, facciamo ancora questo, poi ci proviamo. Al numeratore di o anche di cubi, cosa conviene? Conviene la differenza di quadrati, perché dopo ho una differenza di cubi ed entrambe le parentesi sono scomponibili. O se no, cominciamo da sotto e poi vediamo cosa fare sopra, visto che sotto è più complicato. Qui sì, non posso fare altro con la differenza di quadrati. Posso pensare a questo come il quadrato di AB. Quindi ho A alla seconda più B alla seconda più AB per A alla seconda più B alla seconda meno AB. A questo punto forse conviene. Si può ricordare 2AB? Prego? Cioè se io ho così sarebbe 2 alla seconda di B alla seconda. Dove lo vedi il 2, scusami? Scusi, sono due cose uguali. No. Ah no, perché più e meno. La somma di questo più questo e la differenza di questo meno questo. No, senza il quadrato. Qui ho due quadrati, questo. Questa seconda parte è come se fosse meno AB tutta la seconda. Quindi ho il primo più il secondo e il primo meno, questa è la differenza di quadrati. Allora sopra mi conviene usare per prima la differenza di cubi. Quindi ho A alla seconda meno B alla seconda per A alla no, differenza di quadrati, chiedo scusa, ho sbagliato io. A alla terza. Ok? Entrambe queste parentesi sono scomponibili. Lo tengo, sotto ricopio, A più B alla seconda più AB, seconda più B alla seconda meno AB, e sopra ho A meno B, A seconda più AB più B alla seconda per A più B, A seconda meno AB più B alla seconda. Adesso posso semplificare, dimmi. Certo. Questa parentesi e queste sono identiche, questa parentesi e queste sono identiche. E quindi rimane A meno B per A più B, che posso lasciarlo così oppure scrivere A seconda meno B. Visto che sta per suonare la campana, ci fermiamo qua.